Ad entrare alla vita eterna non si misura, non sciacqua la buona notizia. Vuoi essere santo o vuoi essere mediocre? Se vuoi essere mediocre, scordati di entrare alla vita eterna. È semplice. Il mediocre non serve a nulla. E chi è il mediocre? Il mediocre è quello che ha capito che essere cristiano significa, bene, pregare quando se la sente, quando vuole, andare a messa quando vuole, però senza perdere le ricorrenze, certo, no? Come se uno dovesse presentare al Signore la scheda di come ha partecipato a tutte le celebrazioni. Dopo, Signore, aprimi! E tu chi sei? Io non mi sono perso nessuna novena, non mi sono perso nessun funerale, non mi sono perso nessuna processione, e potrei continuare per perdere il tempo. Il Signore dice, ma non ti conosco. Però io facevo parte di questo, però cristianamente come ti sei comportato? Non ho rubato, non ho ucciso. E per questo credo di essere degno per entrare al Regno dei Cieli. Scordiamoci di questa dimensione, perché questo non è diventare cristiano. Questo non è essere cristiano. Questo è essere mediocre, conformista e finto cristiano. Adesso possiamo capire perché l'antifona del Vangelo ci dice questo fantastico. Fa risplendere il tuo volto sul tuo servo, ma poi la parte più forte, e insegnami i tuoi decreti. Fratelli, questa è la sintesi di tutto. Un figlio che vuole comportarsi bene, che vuole essere ben educato, che cosa fa? Impara l'educazione ricevuta dai suoi genitori, nel caso migliore che le abbiano insegnato bene. Ci sono alcuni che si lavano le mani di questa educazione e dicono, devono andare ad educarsi nella scuola. No, l'educazione della scuola è un complemento per quello di casa. È come il catechismo. Il catechismo non è per fare diventare cristiani i bambini. Il catechismo è un complemento ai primi catechisti, che sono i propri genitori. Questa è la fondamenta. Ecco, una famiglia, in una famiglia cristiana, se ci sono i figli e se loro vivono cristianamente, vi dico una cosa, non hanno nemmeno bisogno di andare al catechismo. Non hanno bisogno, se vivono la fede. Insegnami i tuoi decreti. E chi lo dice? Il figlio che le dice a papà, papà, questo come si fa? Sto facendo bene. Che te ne pare? Credo che tutti noi, o la maggior parte di noi, abbiamo questa esperienza, no? Anche a mamma, no? Mamma, questo come si fa? Sto facendo bene. Io, avendo papà e mamma insegnante, certamente che era a portata di mano tutto. Però che bello, perché uno riceve quello che cerca e accoglie quello che sta cercando come bisognoso. Il cristiano che cerca la vita eterna non riduce, non fa la sintesi del cristianesimo, come l'ho detto prima, con un compimento assurdo e quasi banale. Se no, il cristiano che vuole entrare al cielo dice, ma oggi come faccio? Oggi come faccio per entrare nella vita eterna? Se odio il mio marito, odio la mia moglie, odio quello che sta accanto. No, però come sono un codardo, non dico odio. Terminologia moderna, no? Non chiamare le cose come sono. Perché sennò possono provocarsi traumi. Ma che traumi? Oggi sta così diluito tutto che pure fanno l'amore con la natura, fanno l'amore con il tronco, con la verdura, con l'animale, con la persona dello stesso sesso. C'è una
una pazzia, perché si diluisce tutto, viene tutto sciacquato. Perciò il cristiano è uno che dice: no, l'amore è tutta un'altra cosa, il prossimo è tutta un'altra cosa. E come? Entriamo, e questo insegnami, Signore, e i tuoi decreti. Perché se io faccio da me stesso, sicuramente, sicuramente andrò indietro delle mie idolatrie. E sapete che? Noi tutti siamo idolatri. Tutti. Ecco perché il Signore dice: il punto di partenza non è il punto finale. Il punto di partenza è distaccarsi dai beni. Là dove sta il nostro cuore, là dove è quello importante che nessuno ti può toccare. Là. Perché se no, se tu non lo fai, perché deve essere un atto di piena libertà, perché se no qualcuno te lo tocca, oh, e parte la denuncia, la rabbia, il rancore, l'odio. Perché? Perché non hai rinunciato. Ecco perché la parola oggi dice: ma se tu vuoi essere cristiano, l'invito è mettere Dio sopra tutte le cose. E quando diciamo sopra tutte le cose, vuol dire su tutto, sul maritino, che si comporta bene e alcune volte non tanto bene, sulla moglie, certamente, che fa tutto il possibile, voi donne, per compiacere i vostri mariti, e il 90% delle volte, secondo il marito, non posso essere così cattivo, non vi pensano proprio. È come quando si prepara un pasto, no? La moglie sta, non lo so, la pensa, il pasto è partito quando? Ma ha detto: beh, che cosa piace a questo, che cosa non le fa male a quello, ta-ta. Va, prende quello che c'è bisogno e trasforma questo che sta lì, freddo, congelato, caldo, con le bocce, come sia, lo trasforma. E non poco tempo, in un banchetto. Il marito, la figlia, il figlio, mangiano tutto, e a volte questi, guardando il telefonino, che non sanno se c'era, ma c'è, sta bene il sale? Non mi sono nemmeno accorto. Vuoi il maritino? Ah sì, va bene, e dopo con la TV davanti. E questo sacrificio che ha fatto questa donna, chi lo vede? Dio, che quello è importante, e non è il grande fratello, eh? Ecco perché la parola ci porta, sapete che? La prima cosa, alligerarci, a fare una dieta, a fare una bella dieta, ma non dei pasti di questo, se no a vedere che cosa stiamo caricando, fratelli, e lo dico con tutto il cuore, di inutile, inutile. Proprietà, cose, conto in banca, tutto questo. Cose che ti servono, certamente, per la tua famiglia, per stare bene. Ma alcuni le tengono perché? Perché sono incatenati, attaccati. Ecco perché, se quello è il punto di partenza, finiva il Vangelo dicendo: chiunque di voi non rinuncia a tutti. Ma sarà stata bene la traduzione? Forse voleva dire alcuni dei suoi beni, però dice a tutti i suoi beni, non può essere mio discepolo. Non sta parlando di vita eterna. Voi avete sentito che il Signore abbia detto: chi non smette di rubare, chi non smette di essere omosessuale, chi non smette di dire bugie, chi smette di essere pigro, non può essere mio discepolo. Ha detto così il Vangelo? No. Perché? Perché non si può rompere con il peccato dell'omosessualità, non si può rompere con il peccato dell'appropriarsi dei beni dell'altro, di non pagare le tasse, di eludere. Non si può, fratelli, amare a nessuno se non c'è il distacco di tutti gli averi. Ecco perché il Signore dice:
Ma tu vuoi salire sopra? Ma facciamo piano piano. Il primo scalino qual è? Distaccati di questo materiale. Pensaci, quante opere di carità hai fatto ieri, sabato? O sei stato tutta la giornata a pensare in te stesso? Perché se la tua giornata è ridotta a farti compiacere a te stesso, sbagliata la strada. Questa non è la strada del cristianesimo. Ecco perché il Signore, dopo che dice giustamente questo distacco degli affetti, mamma, papà, vivi e defunti! Vivi e defunti! Se tu non tagli con tutto questo, che non vuol dire, attenzione, disprezzare, perché in certa forma, o analizzando il termine disprezzare, non vuol dire buttare alla spazzatura, significa discernere che cosa è il meglio. Questo è disprezzare. Faccio, scelgo la parte migliore.